A Walter Granapini affiderei proprio la conclusione, insomma, di tutta questa mattinata e di tutte le cose che abbiamo sentito. Lo dico ai ragazzi e prego loro di mettersi di nuovo un attimo le cuffie, perché se non conoscono Walter Granapini dico mezza parola. Lui prima ha usato un'espressione per autodefinirsi e l'ha detta in inglese. E in italiano suona qualcosa tipo servitore civile, ok? Civil servant. Che cos'è un servitore civile? È una persona che quando viene chiamato va. Allora, quando c'è una rogna da risolvere, come si dice a Roma, di solito si chiama Walter Granapini. Cioè, una città come Milano, che negli anni 90 comincia a scoprire il problema dei rifiuti e non sa come fare, giunta di centrodestra, che problema c'ha? Chi vado a chiamare? Vado a chiamare Walter Granapini. Una città come Roma, ai tempi di Rutelli, quindi giunta di centrosinistra, che non conosceva la raccolta differenziata, prima che arrivasse Rutelli e prima che arrivasse Walter Granapini, che cosa fa? Chiama Walter Granapini. Adesso la Regione Umbria chiama Walter Granapini e Walter Granapini va. Va tra l'altro sacrificando la vita personale, scegliendo delle cose che veramente bisognerebbe fare un documentario su lui, perché dorme sui divani, perché è francescano dentro fondamentalmente. Ed è una persona che mette il cuore dovunque vada. Non gli piace molto parlare di sé, però per questo ho voluto farlo io, insomma. È una persona che stimo molto, la quale voglio molto bene. E volevo chiedere a Walter, quindi, se non è disgustato da tutto questo mielume che ci ho messo dentro, dalla glassa, ecco, di raccontarci un po' lo stato dell'arte su sostenibilità, resilienza, generatività e soprattutto quello che possiamo lasciare a questi ragazzi che stanno qua a sentirci oggi, che secondo me sono loro poi i protagonisti del nostro dibattito, più che noi. Grazie. Grazie Andrea, condivido totalmente il tema che, anche se credo nessuno di noi qui stamani porti pesanti responsabilità sullo scenario mondo nel quale viviamo e che ha trovato nella Laudato Si la più straordinaria sintesi descrittiva, anche se ognuno di noi preso singolarmente ha provato nel corso del tempo a porre al centro i valori della persona, i valori della solidarietà e della equità, del rispetto di un ambiente naturale che è premessa di salute, premessa del vivere nostro su questo pianeta. Nonostante questo, noi purtroppo lasciamo un retaggio che, in una cosa che è stata presentata ieri dal Vescovo Ausiliare di Perugia, Monsignor Giulietti, un opuscoletto che Sua Eminenza Bassetti distribuirà a 100.000 famiglie dell'Umbria. Ieri Giulietti ha letto una delle testimonianze che sintetizzano la Laudato Si per le 100.000 famiglie dell'Umbria. Una nonna che alla mia età dice: ma come posso sopportare di lasciare un mondo di questa natura? E stamattina Mauro Gambetti, non a caso, ragionando con Cristina Montesi, ripropone un tema che di recente una grande organizzazione non governativa a livello internazionale, l'Oxfam, ha messo a fuoco, cioè di come si possa tollerare di essere in un mondo nel quale Mauro ha detto appunto 8 famiglie, si va tra le 8 famiglie e le 60 persone fisiche individuali al mondo che posseggono la ricchezza pari a quella di 3 miliardi e mezzo di persone. Andrea Di Stefano, introducendo la parte prima del lavoro che così efficacemente ha condotto poi Andrea Sarubbi, Andrea poneva il tema appunto della finanza, di questa variabile dissennata che fa perdere di vista anche la fisicità e la materialità del mondo in cui viviamo, delle risorse di cui disponiamo. Siamo arrivati al punto che fortunatamente la scienza,
i cui risultati Papa Francesco ha assunto come base della Laudato Si. La scienza ci mette a disposizione degli strumenti, li richiamava anche Stefania Proietti. L'impronta ecologica ci dice che se tutto il mondo volesse vivere in un modello materialistico, consumistico, dissipativo, come quello che per qualche decennio abbiamo vissuto in 600 milioni di privilegiati nel nord del mondo, di terre ne occorrerebbero 3,5. E 3 terre e mezzo non ci sono. Barack Obama era solito citare costantemente il tema «There is not planet B», e non c'è neppure il planet C e neanche metà planet D. Noi abbiamo una terra, siamo 7,5 miliardi, ci sarà certamente ulteriore sviluppo demografico, ma la tecnologia orientata a risolvere i problemi delle persone ci consentirà probabilmente, direi con qualche certezza, di sostenere ulteriormente anche uno sviluppo demografico, perché l'importante è che come collettività internazionale, da questo punto di vista Andrea conosce perfettamente, Stefania Proietti e ovviamente l'amico architetto Diego Zurli sanno perfettamente che importanza abbiano avuto gli accordi che una grande ministra dell'ambiente francese di nome Ségolène Royal ha portato a casa. Ma se non ci fosse stato la Laudato Si non sarebbe venuto a casa quell'accordo, la cosiddetta COP21 di Parigi fine 2015, cui sta dando attuazione con i suoi impegni ad esempio Stefania Proietti ad Assisi, ma che vede particolarmente impegnata la comunità umbra. Occorre che da quel livello, al livello delle comunità umane, delle città, al livello di noi come individui, ci facciamo carico non di ritorni ad un passato bucolico georgico orribile, peraltro in molti dei casi difficile. Il tema non è tornare indietro, il tema è innovare e rendere più efficiente l'uso delle risorse. Gli americani pongono sempre il tema to do more with less, fare di più con meno, essere più efficienti nell'uso di risorse limitate e in questa maniera rendere possibile una convivenza che miri al bello e alla felicità tra le persone e l'ambiente nel quale vivono, un ambiente che si modifica nell'interazione ovviamente con la presenza antropica. L'importante, come diceva Mauro Gambetti, è che gli umani escano dall'idea di dominare la terra e abbiano tutela e rispetto di tutto ciò che vi è di vivente e non vivente sulla terra, perché quella diventa la premessa per un dominio di pochi su tanti anche tra le donne e gli uomini, e questo è la base di un tema, come dire, che il New Yorker, che a me molto caro e mi era molto caro lo Steinberg che lo rendeva efficace con i suoi acquerelli già tanti anni fa, il New Yorker sintetizza in un signore, in un cielo grigio, in un mondo grigio deserto, un signore in giacca e cravatta che assomiglia un po', come dire, a un signore della finanza tra londinese e newyorkese, di fronte a un fuocherello con 3 bambini, dice: eh sì, il mondo è estinto, però per un attimo abbiamo fatto così tanto rendimento per i nostri azionisti. Cioè, e sintetizza in maniera drammatica uno scenario che dobbiamo evitare, sapendo che non bisogna mai essere catastrofisti. Compito delle persone è però anche quello di non essere tranquillizzatori per definizione. Andrea me l'ha sentito dire, io mi sono laureato a Bologna con Vincenzo Balzani in chimica in una aula magna nella quale stava scritto omnia in mensura et in numero et in pondere, e quindi sono abituato a fare i conti con i numeri. Non possiamo negare il tema dei numeri e non possiamo negare il fatto che se la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera
si porrà stabilmente, è già a 406 parti per milione a Mauna Loa, che è la stazione di riferimento nelle Hawaii. Se noi continuiamo ad andare avanti così e non torniamo, non fermiamo questa crescita legata principalmente ai fenomeni, ai processi di combustione di risorse fossili, se non fermiamo questo, così come avendo avuto la fortuna di lavorare di fianco a Umberto Colombo, presidente dell'Enea in anni lontani, il Club di Roma e lui medesimo e noi dicevamo, attenzione, lo dicevamo a metà anni 80, eravamo a 270-280 parti per milione di CO2, sappiate che a 400 parti per milione di CO2 in atmosfera il cambiamento climatico non solo è certo ma diventa irreversibile. È bene che sappiamo che, senza alcun allarmismo, ma di recente a Milano Bicocca, all'Università di Milano Bicocca, un summit con i più importanti ricercatori dei fisici atmosfera e biologi a scala mondo ha dichiarato che a 450 ppm diventa totalmente presumibile la nozione di estinzione della specie umana. Chiunque di noi abbia e ha a cura più che se stesso ancora i nostri figli, quelli che saranno i nostri nipoti o i nostri nipoti attuali, non può che combattere drasticamente questo tipo di situazioni, imponendo quel processo che ad esempio Stefania Proietti sintetizzava per Assisi. Ma ripeto, occorre il contributo, così come il processo che vede il Sacro Convento impegnato nell'operazione che è stata descritta. Lì bisogna andare, da questo punto di vista, da non umbro, ma da persona che comunque frequenta questa regione e lavora con le istituzioni di questa regione da più di 30 anni, sono felice di avere avuto l'opportunità di fare questo passaggio nella mia vita professionale, perché, ripeto, se c'è un luogo, siccome bisogna cessare di dire bisogna fare come a New York piuttosto che come in Costa Rica, è fondamentale creare esempi positivi ai quali rifarsi a casa nostra, e l'Umbria ha tutte le caratteristiche oggettive e soggettive. L'Umbria non è perfetta, noi stiamo ponendo mano, lo sapete, a mille problemi, dai rifiuti all'inquinamento atmosferico, alla contaminazione di solventi clorurati delle falde dal Castello fino ad Orvieto e così via. Stiamo ponendo mano concretamente non solo a constatare che ci sono i problemi, ma le 200 donne e uomini dell'ARPA dell'Umbria stanno cercando di lavorare anche a fianco delle imprese e dei cittadini per generare gli sviluppi anche tecnologici che aiutino a misurare meglio e a superare i problemi. Lo dico qua, settimana prossima con l'Ordine dei Medici di Terni lanceremo un programma per il trattamento in situ delle falde contaminate da solventi clorurati con mix di organismi che hanno dimostrato la capacità di aggredire e scomporre le molecole più persistenti che contaminano le acque profonde, e a Terni sono anche un problema anche di prossimità agli acquedotti. L'Umbria è il cuore verde d'Italia, l'ARPA dell'Umbria si è riorganizzata e ha voluto che il suo marchio diventasse il cuore verde d'Italia, perché, come dire, sarà bello, io credo, con l'aiuto di tutti e anche del cittadino umbro acquisito Andrea Sarubbi, che va ascoltato con attenzione rispetto ai temi dei due mari che sono stati qui posti e che Diego conosce benissimo, si potrà dire si fa come in Umbria, e servono, e non è captatio benevolentie, occorrono esempi positivi di sommatorie, di buone pratiche, di buoni interventi, di buona pianificazione, buona conoscenza, buona informazione, e approfittando della sensibilità e delle culture, dell'enorme patrimonio culturale e spirituale di questa regione, penso che potremo anche portare a casa qualche buon risultato anche a breve. Grazie.